Noi stiamo costruendo una piattaforma europea programmatica che tiene conto del lavoro che abbiamo svolto in questi anni, di quello che ci approntiamo a svolgere nei prossimi mesi e diamo anche lo scenario dei temi sui quali noi ci muoveremo nei prossimi anni. E diciamo che a livello europeo questi ultimi anni hanno coinciso con la capacità che abbiamo avuto di riportare all'attenzione dell'opinione pubblica il tema dell'industria. Per molti sembrava in passato che ormai dovessimo parlare soprattutto di società post-industriale. Poi la crisi ha fatto capire a tutti, anche a quelli che avevano meno capacità di capire, che non soltanto dovevamo difendere con le unghie e con i denti rispetto a un mercato sempre più globale quello che avevamo, ma anche che dovevamo pensare a una reindustrializzazione. Da qui tutta una serie di dossier che hanno affrontato sia il tema dell'industria in generale, sia alcuni capitoli scottanti come quelli legati al tema dell'acciaio, al tema dell'auto, al tema del manifatturiero in generale, al tema dell'industria della casa, chiamiamolo, con tutte le ricadute che essa ha. Ecco, rispetto a questo sono stati messi a punto tutta una serie di politiche importanti, noi, la Commissione europea, e oggi noi vogliamo continuare, tenendo conto che parlare di industria vuol dire parlare di energia, grave problema per l'Europa e per l'Italia in particolare, perché da noi costa molto di più che non nel resto del mondo. Però nonostante questo ci siamo dati un obiettivo, abbiamo aggiunto un altro obiettivo 20 a quelli che noi già ci davamo di tipo ambientale. Entro il 2020 noi lavoriamo per avere un 20% in più di occupati nel settore industria, di imprese piccole, medie, grandi che tornino a far giocare all'Europa il ruolo che ha sempre giocato, che significa più crescita, più occupazione, più lavoro, più impresa.